Eccoci qua. Buongiorno, c'è per caso? Non ci sono già passato qui? Perché mi dici di uscire se prima mi hai fatto entrare qua? Ma... esatto, aspetta. Ciao Rupert. Di Rupert io me lo ricordo. Tra l'altro sembra un Robbie Williams. Mi chiamo Crane, sto cercando Rupert. No, tu non cerchi Rupert. Cerchi un armaiolo che guarda caso si chiama Rupert. Hai detto bene. Vorrei parlare di alcune modifiche da apportare a delle armi. Ah beh. Lavori per Raiz? No. È un buon inizio. Comunque sto aspettando che mia moglie Jasmine torni. Fin quando non sarà qui non posso muovermi. È andata via da molto? No, non da molto. Probabilmente ci vorrà un po' prima che torni. E questi bambini? I loro genitori sono... Ovviamente. Sono morti, spero. Vivo nel terrore che un giorno uno di questi piccoli guardi fuori dalla finestra e veda che sua madre o suo padre si è trasformato in un mostro. Non so proprio cosa farei se accadesse una cosa del genere. Cosa hai raccontato ai bambini? Delle mezze verità. Ho detto che un brutto incantesimo ha colpito la città e io sono il mago buono che li protegge. Così per loro è un gioco. Jasmine è più brava di me in queste cose. Del resto io sono un armaiolo. Maghi e incantesimi non sono il mio forte. Credo che la moglie sia morta, la butto già lì. Non proprio. Vedi, c'è una ragazzina diabetica di nome Alia. Ho esaurito l'insulina da un bel po' e ormai la sua glicemia sarà alle stelle. È disidratata, stanchissima. Jasmine dice che se non le somministriamo dell'insulina in fretta, entrerà in coma e morirà. Beh, e sono qui con uno stupido cappello da mago in testa, mentre i bambini aspettano che io curi Alia con una pozione magica. Forse dovrei dire loro la verità. Oppure noi cerchiamo l'insulina. C'è solo quella cattiva. Non perderti d'animo, Rupert. Ho visto che c'è una farmacia in città. Forse potrai trovare dell'insulina lì. Dici sul serio? Amico, se ci riuscissi avresti tutta la mia gratitudine. Ovviamente, io avrei anche una modifica per delle armi. Quando Jasmine tornerà, probabilmente andrò a casa per un po'. Ti farò sapere prima di andarmene. Certo. Ciao. Perché mi guardi così male? Comunque, tu sei la bambina malata, vero? Troveremo la pozione, bimba, e io così avrò una nuova modifica per le armi. Ah, ma certo, il segnalino sulla mappa era per questa missione, non per... Ah, sono scemo io. E si è messo a piovere, che bellezza. Korek was here. Ok, Korek. Hey, qui. Ciao, eccoci. C'è un negozio qua sotto, vero? Io quasi quasi ci andrei allora. Dopo. Cosa devo fare? Prendi questo amplificatore. Devi installarlo il più in alto possibile, così avrà la maggiore possibilità di oltrepassare il blocco. Aha. Bene. Fammi indovinare. Devo raggiungere quell'antenna gigantesca quasi fuori città. La via più rapida è attraverso la rete fognaria. Sabby ti guiderà via radio, quindi contattalo quando arrivi dall'altra parte. Ma devo per forza usare le fogne in sto gioco? Imposta la frequenza corretta sulla tua radio, così tutto il mondo potrà sentirti. Speriamo. Ci vediamo, Troy. Ci vediamo, Crane. Allora, trasmissione, usa il tunnel delle fogne. E vai. Ah beh, non è tanto lontano dalla missione dell'insulina. Quasi quasi. Eccoci qua, ciao. Mannaia orientale favolosa. Allora, fammi vedere che cosa abbiamo nel nostro inventario. Questa è tutta gente scomparsa o sono anche qui i programmatori? C'è anche un gatto. Sono i programmatori, beh. Uno vestito così, con questa faccia, queste cose qua, mi sa tanto di programmatore. Il coltello vorrei tenerlo perché potremmo trovare qualcosa. Abbiamo una katana, la luce nell'alba, il macete, il mannaia orientale favolosa, ce l'abbiamo già una. Il martello, la pala, io la pala vorrei trasformarla in qualcosa di utile, però mannaggia, a chi so io? Non c'è nulla di utile, né con la pala né con la spranga, voglio dire. Posso fare la mannaia di recupero, ma ce l'abbiamo già. Potrei fare il sopravvivere arancione con... col piede di porco, però aspetterei di rompere questo prima. Mentre con la mannaia, cosa posso fare? Con la mannaia la spada della notte. Sai che bellezza. Mi scoccia un sacco che ho tanti oggetti arancioni, ma niente di utile da trasformarle. L'obiettivo è in questa direzione. Qui quale missione abbiamo? Prendi gli oggetti. Non so quale sia, non è che me le ricordi tutte. Oh, il bambino. È giusto non disturbarlo. Tra l'altro, gli ho fatto saltare la testa. E la testa lui ancora ce l'ha attaccata. Shh,
Sta dormendo il bambino. Tutti maleducati, ma pensa a te. Ma questo vestito da sub, scusami, da quando? Perché ho la sensazione che colpendogli la tanica... Esatto, qualcosa succedeva. Ecco qua. Mi spiace per i due tizi che stavano combattendo, però. Come facciamo ad entrare così? Ti pareva. Tirerà tutti i morti per me della zona. Ecco qua, fatto. Qui niente insulina. No, niente insulina, peccato. Usa i tunnel delle fogne, entra nelle fogne. Un attimo, ci arrivo ora. Eccoci qua. Ma che bellezza entrare nelle fogne. Devo essere onesto, in questo momento non vedo l'ora di vedere come finisca, ma d'altra parte, una volta finito, non ho quella voglia addosso di continuare con The Following. Nel senso, credo di aver avuto così tanto di giochi di zombie in questo ultimo periodo che devo prendermi una pausa appena finiamo Dying Light. Magari The Following lo faremo successivamente. Per il momento voglio staccarmi un po' dagli giochi di zombie. Bisogna fare in modo che il segnale sia abbastanza potente da superare il blocco. Dovrebbe essere sufficiente installare l'amplificatore sull'antenna più alta di Arran. Savvy dice che conviene passare per le fogne. Che novità! E ovviamente le fogne sembrano l'inferno. Dunque, noi dobbiamo andare di là, ma se vado di qua è chiuso, perfetto. Perché ho una pessima sensazione di questa zona io? Tra l'altro, tizio morto. Munizioni per il fucile. Oh Gesù, mi sa che ci sarà da divertirsi in questa zona. No, bambino che piange, no, per favore. Cazzo, è un bambino. No. Non lo vedo. La madonna, quanta distanza. Ma scusami, che raggio d'azione c'ha? Che cazzo. No, ti prego, non me lo dire. Certo che così al buio. No, è lui. Ecco fatto. Ma cosa mi ha colpito? Mi sa che c'è qualcosa di tossico in questa stanza. Meglio uscire. Mi sono rotto il cazzo degli zombie. Basta. Dopo di questo basta veramente. Per un bel po'. Maledizione, non li sopporto più io. Gente che urla, gente che corre, gente che continua a menare le mani. Basta, basta. Io ho già una sopportazione con la gente veramente limitata da un po' di tempo a questa parte. Gli zombie me la stanno facendo veramente arrivare a un livello assurdo. Certo, guarda quanta bella gente qui. Vediamo se riesco a fare io il furbo. Ecco qua, uno è andato. Due andati. E gli altri due non ne vedo, quindi provo ad attirare la loro attenzione. Ah, ecco dove eri. Andato. Manca solo uno. Ecco qua. Schifoso puzzone. Stanza segreta con delle ceste? Se ci fosse stato un progetto ne sarei stato contento lo stesso. Tre ceste difficili. Dai, forse qualcosa lo troviamo oggi. Che poi sta zona è contata come se fosse notte, visto che stiamo ricevendo i punti col colore arancione. Craccate! Stai buona! Che cazzo ti urli? Mimetizziamoci un po' e spezziamo qualche collicino per semplificarci la vita. Craccate! Ale, ah che bello.
Crackete. Ne manca uno solo. Che cazzo ti vomiti? Ale, finalmente, è andata. Bisogna ricordarselo ogni tanto che esiste lo stealth in sto gioco, eh. Sai cosa? Mimetizziamoci ancora un attimo. Aumentiamo un po' il tempo di mimetizzazione, che non si sa mai cosa incontriamo. Ma visto che in teoria è contata come se fosse notte questa zona, non abbiamo la spada della notte, no? Dannazione. Perché ho una brutta sensazione di quello che succederà adesso? Che bel tempo. Esatto. Ed eccola lì la torre. Hai superato la notte. No, non è vero, è notte adesso. Salta giù. Sì, certo. Assassin's Creed, guarda. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo parkourer. Vorrei più che altro che sparisse l'effetto della mimetizzazione, ma... Un giorno atterrerò su una bella sacca piena di coltelli arrugginiti, ma sono convinto. Savvy, ci sei? Sì. Io sono saltato sulla spazzatura, perché sono morto? Ah, bene. Ascolta, ti serve la tessera d'accesso per la centrale secondaria, altrimenti l'antenna non è corrente. Ma sono... Ok, dove trovo questa tessera? Devi cercare nei container. Ma sei un bastardo! Devo cercare. Non sei neanche sicuro che ci sia. Cioè, tranquillo. È solo che l'ultimo che ci ha provato, abbiamo perso contatto con lui appena è arrivato a un container. E perché immagino che questa persona la troverò proprio dentro il container? Certo che non ti puoi fidare veramente di nulla. Buttati di sotto, che è morbido. Ho visto, grazie. E il pozzo qua chiuso per Samara? Cos'è, avevano paura di Vering? Allora, all'inizio ammetto, il primo salto è stato un attimo dubbio. Ho detto, beh, proviamoci di nuovo che magari ho sbagliato io. Poi ti ributti preciso sul sacchetto della spazzatura e no. Non sei stato tu, è stato proprio il gioco che è un bastardo. Io ammetto che se stessi giocando questo gioco su computer, arancione e arancione viola, se stessi giocando questo gioco su PC, l'avrei moddato probabilmente con qualche mod per evitare tipo la degradazione delle armi e queste cose qua. Perché dopo Fallout 4 e simili, la degradazione delle armi mi sta veramente qui, mi sta veramente sulle palle. Ma finché tipo Dead Island un'arma ti si rompe ma la puoi riparare all'infinito e dici vabbè, è temporanea la cosa. Però cazzo, ti metti anche d'impegno magari a farmare una cazzo di arma arancione magari. E poi quello che succede è che... Tanti saluti. Per carità, ho cercato un modo per riparare le armi rotte che non puoi più riparare. E c'è un modo. Però è veramente un plus, diciamo. Buongiorno. E addio al tizio grosso. Crackete. Ricrackete. E KitKat. Ok, uno è qua vicino, l'altro è da questo lato. Proviamo anche dall'altra parte. Dio mio. Esagerato, neanche sono arrivato. Due addirittura. Vabbè. Allora, lo schifosino che sbava, ce lo siamo già levati dalle palle. Purtroppo mi tocca ripiegare sulle armi da fuoco. Eccone uno andato. Marta, di nuovo questi stronzi. Lo so. Ma tu hai una cosa che loro non hanno. Una mitraglietta che fa un sacco di danno. E anche dei petardi. Andate là, per favore. Vabbè, le mie speranze di trovare armi buone si affievoliscono ogni giorno che passa. Eccolo qua il runner. Però non mi fidavo a entrare senza guardare prima. Sì, passo finalmente. Sì, cazzo. Savvy, ho la tessera. La cosa secondaria è la Madonna.
Che cazzo di giro mi state facendo fare, ragazzi? Mi ricorda però la strada che devi fare in Infamous, in Dead Island 1, quando devi andare al faro, tipo la prima zona che ti fanno visitare appena arrivi da noi, subito dopo quella principale, diciamo. Ecco qua. Dammi un po' di mimetizzazione, che così se trovo altri stronzi come lui li evitiamo. Cittiamo un po', perché possiamo permettercelo. Eccoci qua. No, ti prego, altri tizi grossi no, per favore. Basta. Basta. Ecco qua. Ah, beh, ma sono quelli con col martello, quindi non mi preoccupo neanche troppo. Andate lì nel fuoco. Ecco qua. Via. Tutti quelli esplosivi sono andati. Aia, mi ha lanciato un martello il bastardo, eh. Meglio non abusare di st'arma, che me la vorrei tenere per un po'. È questa per caso? Sì, eccola qua. Zabbi, sono entrato. Mi aspettavo ci fosse qualcuno. Accendi il trasformatore. E come? Dov'è il bottone? E ti pareva? Ah beh, ma è uno impiccato. Sai che novità. Però che brutto. Si è impiccato con una catena. A parte che non si vede, però sembra che gli esca proprio dal collo. Non è una bella situazione. Piuttosto che essere mangiati dagli zombie. Effettivamente forse è stata la scelta più pulita la sua. Eccola qua. Fatto. Fantastico. Ora trova il pannello di controllo alla base dell'antenna e accendi. Pannello di controllo. Perché io ho una bruttissima sensazione sulla fine di questa missione? È questo? Arrampicati fino in cima all'antenna e installa l'amplificatore. Formerà ogni razzo nel raggio di 100 metri in una centrale elettrica. Ottimo. Certo. Arriva in cima, che ci vuole? Ma sì, dai. Hai un rampino che non ti fanno usare. Ah no, sta arrivando l'ascensore. Posso sapere che cosa mi ha... Cazzo, non ci posso credere! Ok. Ma vaffanculo. Perché non attacchi? Perché sei deficiente, Crane? Non ne posso più degli zombie, maledizione. Odio sentire la gente urlare. Odio la gente che si muove dannatamente così veloce. Odio tutta la loro bava. Odio gli zombie, Dio mio. Odio il sistema di gioco che quando ti accerchiano non puoi più muoverti. Maledizione. Stupido fulmine, stupido coso che esplode. Stupidi zombie. Madonna mia. E via, si va a piedi. Ovviamente c'è un pezzo di metallo che non ti puoi aggrappare. Mamma mia. Intelligenza artificiale a volte. Ah, come faccio a salire? Ci sono delle scale? Meno male. Ogni tanto mi dimentico come si cammina. Talmente tante le volte che devo scalare a mano. E niente. È l'unica opzione che vedo, quindi. Garappati, maledetto pazzo. Piano piano. Crane, non fare cose senza che io ti lo dica di fare, per favore. Ok. Che io riscalarmi tutta sta cosa non ne ho proprio intenzione al momento. Dobbiamo scalare pezzo per pezzo. Mi ricorda molto Infamous questa parte. Qua se cadiamo però non abbiamo i poteri di Cole. Ecco qua, a posto. Piano, piano. Dio mio, ma chi te l'ha fatto fare, ma... Capisco Cole che c'ha i poteri, c'ha l'addestramento, parkour e tutto il resto, però... Crane, chi te l'ha fatto fare? Ammazzarti è un sistema così dannatamente facile per finire tutta sta situazione. Sì, ricevuto. Sì, che poi continuano a dirci le cose mentre noi stiamo facendo la scalata del Monte Everest di tutte le torri, Dio mio, ovviamente. Olè! È stato molto divertente questa parte, lo ammetto.
Madonna mia, è esploso. Per una volta che c'è una scala che funziona, Dio mio. Vabbè. Se la vi, Crane, se la vi. Se la vita è una merda, non è colpa di nessuno, vero? Oh, calmo. Che qua con la pioggia e tutto il resto è un attimo scivolare, morire. Che poi il problema non è neanche cadere e morire, perché quello è un attimo, purtroppo. È proprio il momento in cui stai cadendo. Proprio il terrore di vedersi piovere appena arrivo in cima. Ovvio. È proprio il terrore di vedere sta maledetta caduta che si avvicina sempre di più, a parer mio. La vera paura del cadere da un punto alto non è la morte con l'impatto, è il momento mentre stai cadendo ti vedi avvicinare sempre di più il terreno. Cliccate. E ovviamente, se qualcuno mi sente, ascoltate. Mi chiamo Kyle Crane e trasmetto dalla zona di quarantena di Arran. Il colonnello Tanner e il Ministero della Difesa vi hanno mentito. Ci sono ancora sopravvissuti fra le mura. Vogliono bombardare Arran, ma se le bombe verranno lanciate, saprete che Tanner e il Ministero sono degli assassini. Oh cazzo, qualcuno è vivo nella zona di quarantena. Ehi, mi ricevi? Ricevi? Certo che sentiamo. Sono fortunato. Se non mi prende un infarto. Ah, che bell'alba. Crane, sei tu? Mi ricevi? Che diavolo volete? Vogliamo offrirti una chance per andartene da quel luogo orribile. Ah sì? E perché mai? Non ho mai scoperto chi ha il vostro prezioso file. Non dovete neanche pagarmi il resto. Acqua passata, Kyle. Perché non lasciarcela alle spalle? Volete farmi fuori appena torno? Devi soltanto portarti dietro i dati del dottor Zer e manderemo un bel elicottero a prelevarti. Sapete che conosco il contenuto del file. So che volevate sfruttare il virus. Crane. Oddio. Vi serve la cura per rigirarvela, vero? È la vostra unica via d'uscita. Convincere tutti che stavate lavorando a una cura. È solo una stupida insinuazione, Crane. Portaci i dati e tutto andrà bene. Volete i dati? Allora aspettate il mio segnale. Savage 6, l'amplificatore è installato. Grande, Crane. Adesso calati giù. Il tunnel di cui ti dicevo è vicino a dove atterrerai. In realtà volevo andare qua sopra, vertigini, a vedere cosa c'è qua sopra. Magari c'è una cesta, magari c'è niente, una bandiera. Allora, noi dobbiamo andare in quella direzione e mi sembra di aver visto che c'è, esatto, un cavo. Dio mio. Per un attimo mi sono visto morto. E via, si scende con una bellissima vista della città. Meravigliosa, aggiungo. Ma se cado tipo nell'acqua muoio, secondo voi? Secondo me sì. 3, 2, 1. No. Allora, io ho sentito tremare, per quello ho fatto il countdown. Però per un attimo ho pensato, no, ti prego, mi viene una crisi per l'antizin. Ti prego, dimmi che non c'è nessuna sorpresa in questo tunnel. Non ne posso veramente più di sorprese. L'uscita che porta alla città vecchia. Eh beh, ho un pessimo presentimento io. Ho veramente una brutta sensazione. Sì, perché niente può andare storto in questo piano. Eh già, pessima veramente. Non che la cosa mi sorprenda oramai. Operai morti con ancora gli strumenti in mano. Io, per giusta sicurezza, mi mimetizzo e via. Finirà a merda questa parte. Ho sentito qualcuno ringhiare. Io me ne vado e vaffanculo. Lo sapevo. No, ti prego. So benissimo dove siamo. Non sono mentalmente pronto per questa parte io. Non sono minimamente pronto.
Non sono mentalmente preparato. Per tutto questo. Madonna mia, ti prego dimmi che posso tornarmene a casa. Voglio solo andarmene. Comunque, sapevo che parte era, perché questa parte l'hanno messa tipo in compilation di 1200 video, tipo guarda questa parte di inseguimento, guarda cosa succede in questo pezzo. Dio mio. Per fortuna che avevamo ancora i flare con noi. Sbaglio o... il punto in cui ho saltato sul camion è stato un po' a incastro. Cioè mi sono incastrato male io e sono passato. Poi magari sbaglio, in realtà era il punto giusto dove passare. È da un po' che non vedo progetti in giro, sai, gioco. Magari il mago armaiolo qualcosa ce l'ha da darci, però. Torniamo alla città vecchia. Ho mandato un messaggio al mondo, appena in tempo. I bombardieri del ministero hanno virato e sono andati via. Ma poi il GRE mi ha contattato. Vogliono che recuperi i dati di Zer e li porti a loro. Così convinceranno il mondo che stanno lavorando su una cura e non su come far soldi sulla pelle della gente. Beh, si fottano. Io ho altri piani. Ovviamente.